KRE mi occupo di supporto tecnico ai clienti nella fase di installazione dei nostri prodotti, nella fase di design di installazioni fisse con prodotti KRE. Oggi avevo davanti una platea composta per lo più da architetti, system integrators, consulenti. Quindi sono proprio le persone con cui ho a che fare ogni giorno e da cui ricevo costantemente delle domande, come ad esempio è meglio utilizzare una soluzione full range, un diffusore full range o suddividere il sistema audio in teste più subwoofer? È meglio andare con una soluzione passiva o una soluzione attiva? Quali sono le possibilità di customizzazione di un diffusore acustico? Sono tutte domande appunto che mi trovo a sentirmi fare ogni giorno e quindi l'idea è stata quella di rispondere dal mio punto di vista ad alcune di queste domande, da un punto di vista tecnico, per lasciare per mettere un semino nella loro mente che possa crescere di quanto può essere versatile, quante possibilità ci possono essere in un'installazione audio. Una delle scelte è stata di portare il diffusore che noi chiamiamo Anaconda, quindi un diffusore flessibile che proprio per la sua caratteristica di potersi adattare alla forma della superficie su cui si trova è particolarmente apprezzato ed è sicuramente una soluzione unica, quindi ci permette di creare un fronte sonoro curvo o che segue appunto la superficie, ad esempio, del palco di un teatro. E pertanto è un prodotto che ci rappresenta in quanto siamo sempre alla ricerca di soluzioni uniche. E poi abbiamo deciso di portare due dei nostri diffusori, un piccolo subwoofer e una colonna, placcati in oro, perché appunto abbiamo l'anno scorso introdotto la possibilità di questo tipo di customizzazione, perché essendo tutti i nostri prodotti fatti in acciaio e non in plastica, diciamo, sono facilmente rivestibili sia d'oro che di altri materiali, quindi era, diciamo, a livello dimostrativo ci faceva piacere portarli.